Siano lodati Gesù e Maria. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo, abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale. Questa liturgia della parola nella festa di San Tommaso è una liturgia tutta di annuncio, di evangelizzazione, perché a volte l'Apostolo San Tommaso è stato trattato con una certa superficialità, ritenendo la sua affermazione piuttosto povera, quasi infantile da un punto di vista di fede. Ma come? I tuoi amici hanno visto il Signore, te lo hanno detto, che lo hanno visto risorto, e tu che fai? Dici che voglio vedere, voglio toccare, non ci credi. E invece no, dobbiamo riabilitare anche questa dinamica di fede dell'Apostolo San Tommaso. Perché? Perché la dinamica di fede dell'uomo contemporaneo, cioè l'uomo di oggi, è simile a San Tommaso. L'uomo di oggi non crede se prima non vede, e lo dice: ma io non lo vedo, io non lo sento, io non lo tocco, come faccio io a credere? Capite? Quindi se noi vogliamo comprendere come operare questa nuova evangelizzazione, dobbiamo comprendere le dinamiche intime della fede che hanno toccato anche gli apostoli. E il fatto che San Tommaso non va disprezzato in questa sua debolezza, fragilità, quello che noi vogliamo, ma io non la chiamerei così, la chiamo dinamica di fede propria dell'apostolo, che è la dinamica della stragrande maggioranza della gente. Il fatto che San Tommaso non va disprezzato lo comprendiamo anche dall'atteggiamento del Signore Gesù, perché 8 giorni dopo, quando il Signore Gesù è nuovamente entrato nel cenacolo a porte chiuse, lui risorto, non è che ha fatto una romanzina a San Tommaso, come oggi purtroppo in questa nostra società per lo più scristianizzata o pagana, quello che volete, siamo solito noi a agire in maniera moralistica. Moralistica significa rimproverare che la persona deve cambiare. E si fanno tanti convegni, abbiamo fatto anche noi un convegno sul rinnovamento della catechesi. È bello, è importante, perché oggi tutto si gioca sulla nuova evangelizzazione. Ma se una persona non ci crede e dice io voglio vedere, altrimenti non ci crede, a cosa serve rimproverare? A cosa serve punire? A cosa serve scartare dalla comunità? Il Signore non lo ha rimproverato, non lo ha umiliato davanti a tutti. Ma cosa ha fatto? Lo ha accontentato. Tommaso, tu hai detto che vuoi mettere il tuo dito al posto dei chiodi, vuoi mettere la tua mano nella ferita del costato? Ecco, fallo. Vuoi vedere? Eccomi. Vuoi toccare? Eccomi. Vuoi sentirmi? Eccomi. E allora lo ha accontentato in questo, ed è così che San Tommaso è esploso in una professione di fede straordinaria, che sarebbe oggetto di per sé di un'omelia: mio Signore, mio Dio, che non è la stessa cosa, perché quanti oggi credono in Dio, ma un Dio lontano, un Dio orologiaio, dicono alcuni filosofi, cioè di un Dio che ha creato tutto e poi si disinteressa di tutto. No, Dio è Signore, cioè è sovrano su tutto. E poi però il Signore precisa: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Allora, il punto è questo, fratelli: la dinamica tra il vedere e il credere o il vedere. Ci verrebbe da dire, cosa viene prima, vedere o il credere o il vedere? Mi capite, può essere un po' artificioso questo tipo di discorso, ma in realtà è molto, purtroppo e drammaticamente, concreto. Perché per secoli, per millenni,
prima c'è stata la fede e poi c'è stata l'esperienza. Cioè, da quando si era bambini, piccolini, si veniva introdotti alla fede in maniera naturale, spontanea. Quindi si credeva, basta. Perché? Perché è un dato assolutamente di fatto, oggettivo, che Dio esiste, che ci ha creati, che ci ama, che ci ha redenti, che Gesù si è fatto uomo, è morto e risorto e ci ha aperto le porte del paradiso e però dobbiamo camminare nella via dei comandamenti. È un dato di fatto. Cioè, era la società così. Sì. Subito si veniva inoltrati alla fede. Quindi veniva prima la fede e poi veniva la visione, cioè l'esperienza, ma non sto parlando della visione celeste, perché è ovvio, quella certamente come culmine della fede, no? Poi non ci sarà più la fede in cielo. No, io sto parlando dell'esperienza sulla terra, perché un bambino che è introdotto alla fede già a 5, 6, 7 anni e si conferma nella fede e viene protetta nella sua innocenza, viene protetta nella sua genuinità, viene protetta nella sua preghiera, viene protetto nel suo amore bello, innocente, puro. Quello è un bambino che farà esperienza di Gesù tutti i giorni, perché tutti i giorni sperimenterà l'amore del Signore, la gioia di vivere nella grazia. Cioè, poi si fa esperienza della grazia, uno la sente, Gesù lo tocca, lo vede. È un bambino inoltrato alla fede. Pure io nel mio piccolo, insomma, io passavo la mia preadolescenza in chiesa a fare l'adorazione. Perché? Perché mi portava papà e là stavo, papà se ne andava, che doveva lavorare, io ci rimanevo. E quindi facevo esperienza di Gesù, ma perché avevo ricevuto la fede. Oggi purtroppo non è così. Oggi purtroppo non c'è questa automatica trasmissione della fede. C'è bisogno di vedere. E ma come facciamo? Che cosa significa far vedere? Dobbiamo dire a Gesù, scendi sulla terra e fatti vedere, altrimenti questi non credono? No, questo non è possibile. Ma bisogna scoprire le modalità con cui il Signore oggi si vuol far vedere e toccare dai tanti Tommaso sparsi nel mondo, che non crederanno se prima non vedranno. E qui si gioca allora la nuova evangelizzazione. Di questo ne parlò già 40 anni fa, quindi adesso dire 40 anni fa significa dire 3 secoli fa, no? Perché i tempi sono così in rapida mutazione. Ne parlò il Papa, prossimo santo, Paolo VI, il quale disse che l'uomo contemporaneo ascolta molto più volentieri i testimoni anziché i maestri. E se ascolta i maestri è perché sono testimoni. L'annuncio della fede non può più essere un annuncio asettico, freddo, didattico, accademico. L'annuncio della fede passa innanzitutto attraverso la mia esistenza, il mio calore, la mia dolcezza, i miei occhi, le mie parole, le mie mani, i miei sentimenti, il mio cuore. E una persona quando mi vede, mi tocca, mi ascolta, mi guarda, deve restare folgorata, deve aver visto Gesù. E così può partire poi l'esperienza della fede, perché ha visto prima. Non ha visto Gesù direttamente, ma lo ha visto velato dietro le sembianze di un uomo che è intriso di Cristo. E questo vedere Cristo deve essere visibile a livello personale, deve essere visibile anche a livello comunitario. Cioè tutta la parrocchia, i vari gruppi, le varie famiglie devono essere visione di Gesù. Si deve respirare profumo di Gesù. Siamo stati tutti quanti unti con il crisma, pure ieri ne abbiamo, l'altro giorno abbiamo unti altri di fratelli cresimati. Ma questo profumo si sente? Non si sente? Dove sta questo profumo di Cristo? Io devo vedere, sentire il profumo di Cristo per essere suscitato alla fede. Nell'Eucarestia, all'Eucarestia Gesù c'è, e c'è in maniera somma. Un fratello dice, ma io voglio vedere. Allora vieni con me, stai con me, prega con me. E davanti all'Eucarestia ti assicuro che anche un ateo sente, vede qualcosa, e qualche cosa è mosso dentro di lui. Certo, non possiamo dire che assolutamente deve venire prima la visione e poi la fede, ma quantomeno la fede e la visione oggi devono andare insieme. Perché siamo in emergenza, siamo in una situazione di crisi. La parola di Gesù resta valida sempre. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ma noi dobbiamo andare incontro all'uomo contemporaneo, così come il Papa ci sta indicando
Quando il Papa dice accompagnamento, 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 che cosa significa? Significa che dobbiamo guardare in faccia la realtà. Siamo tutti quanti zoppi, ciechi, sordi. Le famiglie sono fragili, sono deboli, le comunità cristiane a peggio, peggio. Allora accompagnamento, cioè fare da stampella alle persone, ai gruppi, alle famiglie. Questo ci sta dicendo il Papa. Non è una questione di dottrina, di dogmatica. Il Papa sta dicendo: andiamo incontro alla fragilità dell'uomo contemporaneo, prendiamoli sotto braccio e facciamogli vedere Gesù. L'amore lo vedi? Non lo vedi. La gioia lo vedi? Non lo vedi. Perché le cose più importanti non si vedono, però si possono vedere in maniera diversa rispetto agli occhi della carne. Questo è il punto. Dobbiamo far vedere Gesù non con gli occhi della carne, perché è una pretesa assurda, lo vedremo in cielo per tutta l'eternità, questi pochi anni, ma con altri occhi. Così forse potrà suscitare la fede, sostenuta però sempre dalla preghiera. Perché senza la grazia, dice Gesù, senza di me non potete far nulla. La Vergine, stella della nuova evangelizzazione, ci guidi in questo tempo difficile ma affascinante del momento presente. Siano lodati Gesù e Maria.